Onorevole De Cristofaro, sottosegretario al MIUR, come mai oggi ad Aversa? Ad Aversa è stata oggi una bellissima giornata, abbiamo fatto varie iniziative, o meglio un'iniziativa e un incontro con i docenti, con i presidi, con l'amministrazione, per fare il punto sulla situazione delle scuole di Aversa, naturalmente per affrontare anche gli elementi di criticità, ma anche però per registrare tanti elementi di eccellenza, perché come spesso accade nel nostro paese e in particolare ovviamente nel mezzogiorno del nostro paese, la scuola pubblica italiana è contemporaneamente sinonimo di straordinaria passione, straordinaria dedizione, anche straordinari luoghi di eccellenza, però purtroppo anche grandi sofferenze e grandi criticità. E naturalmente il lavoro del Ministero è quello di cercare di ridurre il più possibile queste criticità. E ovviamente l'incontro e la discussione ravvicinata con chi la scuola la vive, e quindi innanzitutto gli studenti e i docenti, è dal nostro punto di vista fondamentale. Quindi ad Aversa per discutere con loro delle problematiche e di come risolverle. Abbiamo assistito a un bel incontro, molto ricco di persone, molto partecipato e con tanta gioventù, cosa che non è semplice trovare. Ma lei, assessore, in questo comune di Aversa, e oggi avete avuto la fortuna, tra virgolette, che vi siete procurati di avere qui il sottosegretario onorevole De Cristofaro al Ministero dell'Istruzione. Cosa vi serve, cosa vi servirebbe, cosa avete chiesto al Ministero oggi? Noi abbiamo avuto, prima dell'incontro pubblico, un incontro con i dirigenti scolastici. Abbiamo prima di tutto voluto rappresentare al sottosegretario la situazione delle nostre scuole, della pubblica istruzione del territorio, in modo da far conoscere all'istanza centrale quella che è la situazione territoriale. Per noi è importante aver avviato questa collaborazione, che sarà una collaborazione, come ha detto lo stesso sottosegretario, stabile su queste tematiche, per averlo più volte sul territorio e per avere un'attenzione particolare a questo territorio, perché come ci siamo detti in questi incontri, la scuola è il baluardo di democrazia, è la frontiera della democrazia. Partiamo da una situazione molto difficile territoriale, perché la città di Aversa è una città con una grandissima platea scolastica che può aumentare ulteriormente, una platea ancora passibile di espansione, ma le strutture scolastiche non sono mai state programmate, quindi non abbiamo mai avuto un dimensionamento scolastico. Noi a settembre abbiamo fatto la prima delibera comunale sul dimensionamento scolastico, ma è una delibera d'inizio, cioè noi dovremo iniziare invece a gennaio o febbraio con le scuole un lavoro compiuto per programmare i flussi scolastici, il dimensionamento delle scuole, il collocamento delle scuole nei territori e le filiere dell'offerta formativa, in modo da rendere tutto organico in un territorio come questo, che nasce senza un piano regolatore della scuola. Invece il piano dell'offerta formativa e il piano di dimensionamento scolastico sono il piano regolatore della scuola. È il primo atto sul quale formare una filiera dell'offerta educativa, formativa e anche l'edilizia scolastica integrata. Questa rivoluzione culturale qui ad Aversa, come intendete farla? La rivoluzione culturale ad Aversa è già iniziata da luglio. Stiamo realizzando, non solo programmando, ma realizzando eventi culturali di ottima qualità a costo zero, e i cittadini stanno rispondendo in maniera esemplare. Due volte al mese noi realizziamo gli incontri aperti a tutta la cittadinanza gratuitamente all'ex al centro Caianiello, e vengono a parlare esperti di materie dalla storia dell'arte all'archeologia. La prossima settimana avremo il conservatore del John Paul Getty Museum che viene a illustrarci l'ultimo lavoro che abbiamo realizzato a Los Angeles, quindi un parterre di grande spessore che ho scelto attraverso anche le conoscenze dirette, e le persone si sono tutte entusiasmate
entusiasticamente calate in questa collaborazione. Questo evento continuerà anche in primavera, ma oltre questo stiamo preparando tantissimi eventi per il Natale, non solo di carattere natalizio ma anche di carattere culturale, musicale. Questa è la città della musica, quindi tutti eventi tranne quelli che non dipendono da noi, la slitta di Babbo Natale purtroppo non ce l'abbiamo ancora, ma tutti gli altri eventi culturali sono a costo zero e sono realizzati attraverso la collaborazione che è stata istituita ora, pare, con le associazioni presenti sul territorio, che tanto operano sul territorio. Quindi ognuno sta dando il proprio contributo e stiamo realizzando un bel calendario di Natale. Come vedi il futuro per questo comune? Se c'è la voglia che avete messo per cambiare le cose, per continuare a fare questa rivoluzione che è cominciata da ben prima delle elezioni scorse? Allora io penso che questa amministrazione ha segnato un punto importantissimo e è stato un cambiamento, proprio un cambiamento di strategie, un cambiamento di figure. Pensare che il tutto si possa fare in pochissimo tempo è difficile, cioè solamente chi sogna può pensare questo, ma chi è abituato a sognare con i piedi per terra sa che entrando in una macchina amministrativa nuova, la prima cosa è quella di fare analisi delle situazioni, ma non distruggere tutta la parte positiva che già è stata fatta, ma capire, costruire e finalizzare secondo una visione che è stata proprio quella della campagna elettorale e che è stata quella del buon governo, quella della trasparenza e quella della partecipazione civica. Chiaramente si sa benissimo, si sapeva che entrare nel comune, in questo meraviglioso nostro palazzo, sarebbe stato difficile, sapevamo che c'erano grosse problematiche, ci siamo candidati sapendo questo, però vi assicuro che poi nel momento in cui siamo entrati, almeno parlo per me personalmente, ho visto una situazione ancora più complicata rispetto a quanto potessi immaginarmi, ma io rimango positiva. Io sono certa che il lavoro che vedo fare giorno dopo giorno e la passione che vedo mettere in quello che facciamo porterà dei risultati. Allora Carmine, tu sei anche il presentatore di... Sono, in realtà ho presentato il manifesto delle parole non ostili, un manifesto promosso dall'associazione Parole Ostili, giocando proprio sulla terminologia parole ostili. Questa associazione ha promosso questo manifesto per cercare di promuovere, appunto, chiedo scusa il gioco di parole, una dialettica meno violenta all'interno delle istituzioni e per chi ricopre delle cariche pubbliche. Ah, quindi una cosa molto importante, oggi siamo in una società effettivamente un po' troppo votata a insegnare ai giovani più l'odio che l'amore per il prossimo. Bisogna cercare di evitare di far comprendere ai ragazzi che i social network siano una zona franca dove possono rimanere impuniti. Devono comprendere attraverso una responsabilizzazione e attraverso anche degli insegnamenti di carattere orizzontale, perché la scuola, come ben sappiamo, ha un insegnamento di carattere verticale. Attraverso questi insegnamenti bisogna far capire ai ragazzi, percepire ai ragazzi la responsabilità che deriva dalle parole che utilizzano nei social network, altrimenti si va sempre di più verso una deriva che chiaramente diventa un problema serio per la società in generale e soprattutto per i ragazzi.